attraverso questo libro, che non è altro che un insieme, una collana di racconti, di storie, di spaccati di vita, come li chiamo io, di pazienti fibromialgici di tutta Italia, e finalmente abbiamo avuto quel coraggio di venire fuori, di fare sentire la nostra voce, di dire: noi siamo qui, siamo dei malati, siamo esistenti, dovete ascoltarci, dovete vederci, perché veramente abbiamo il diritto ad essere considerati malati, perché lo siamo. Una parte del ricavato del libro verrà devoluto ad AIS Fonlus, l'associazione italiana che si occupa dei pazienti fibromialgici. Per acquistare il libro potete andare sul sito www.apolloedizioni.it e prenotarlo direttamente da questo sito, oppure collegandovi al nostro sito dell'associazione, che è www.sindromefibromialgica.it, potete trovare la sezione locale in ogni regione più vicina a voi, recarvi e troverete lì il volume da acquistare. Il contributo di oggi è un contributo multidisciplinare da parte di noi medici, proprio perché la fibromialgia non può essere descritta con una sola parola, con un solo sintomo, ma da tanti sintomi, un corteo di sintomi. E di conseguenza la sofferenza e il dolore determinano anche delle alterazioni a livello psicologico, nelle manifestazioni della vita quotidiana e quant'altro. E oggi questo evento, che è un evento positivo, un evento bellissimo, tutti noi, medici, specialisti, pazienti, siamo ancora una volta tutti uniti per uno stesso obiettivo e per portare avanti la parola fibromialgia, per farla conoscere, per far capire che è una patologia a pieno diritto. Si può parlare di primo passo verso il mondo, e quindi essere riconosciuti per loro, per i soggetti fibromialgici, è un passo importante, quindi essere presenti in questo libro le dà modo di poter riconoscere non solo se stessi, ma farsi riconoscere.